Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io resto in qualche modo stupito quando sento dire che alla fine siamo per il mercato, perché il mercato, se non è regolamentato, se non è mitigato dalla politica, se non è governato dalla politica, produce dei disastri, produce l'immiserimento di intere classi, produce regime di monopolio tendenzialmente. Quindi il punto fondamentale è un mercato regolamentato in cui ci siano delle forme di giustizia che non sia solo la giustizia del mercato, perché la giustizia del mercato tende a produrre forme di ingiustizia sociale sempre più evidenti. E quindi è, a mio giudizio, di vitale necessità tornare a intervenire nell'economia. Si evocava Keynes prima, giusto, è quella la via. Bisogna normare il mercato. Il mercato da solo produce miseria e travolge anche le imprese locali, oltretutto. L'abbiamo visto benissimo cosa produce il mercato globale. Non solo miseria per i lavoratori, io la chiamo la globalizzazione, rovesciando il termine di globalizzazione, ma produce anche la distruzione dei ceti medi e delle imprese locali. Quindi abbiamo bisogno, lo dico senza tema di smentita, di uno Stato forte che intervenga nell'economia e che introduca altre forme di giustizia rispetto a quella del mercato, in modo da tutelare le imprese locali e il lavoro. In questo ragionamento condivisibile le chiedo, noi che abbiamo tutto sommato, noi come europei, come mondo occidentale, normato il mercato per quanto era possibile fare, ci siamo trovati a un certo punto in questa globalizzazione o globalizzazione, come l'ha ribattezzata lei, a fare i conti con un colosso, quello cinese, contro il quale non si può fare concorrenza e che non applicava alcun tipo di norma. È proprio su questo campo che la Cina ha avuto la meglio dal punto di vista produttivo e tutto il resto, non è d'accordo? Sì, ma a mio giudizio il punto è duplice. In primo luogo, la globalizzazione non è un processo neutro, ma è un processo di classe. Significa mettere alcuni lavoratori, quelli europei, protetti da benemerite acquisizioni di diritti, di salari e di tutele, in competitività con lavoratori che in India o in Bangladesh non avevano nulla e che potevano garantire un abbassamento delle condizioni lavorative per tutti, in più sentendosi anche dire avete finora vissuto al di sopra delle vostre possibilità. E che continuano a farlo, in secondo luogo, tra l'altro, l'Unione Europea, lungi dall'essere stato un luogo di difesa dei diritti, si pone essa stessa come un processo di classe neoliberale contro i lavoratori e lo fa desovranizzando le economie, imponendo una sorta di primato indiscutibile della Banca Centrale Europea e andando a colpire sempre di nuovo il lavoro. Lo stiamo vedendo anche adesso con la questione dei tassi che veniva prima evocata in rialzo. Chi va a pagarne le spese? Sempre i soliti, i più deboli di cui si diceva, i lavoratori e i ceti medi, a fronte del fatto che il capitale finanziario, che potrebbe essere il vero nome dell'Unione Europea in fondo, continua a celebrare senza essere minimamente scalfito i suoi trionfi, a inanellare successi. Ecco, quindi la globalizzazione procede in questo modo esattamente, colpendo il lavoro e potenziando il capitale finanziario. Io nel lavoro metto anche i ceti medi e le imprese locali, che sono ormai sempre più travolte da questi processi. Da qui bisogna ripartire, più Stato e un mercato regolamentato. Allora, tutti i temi di cui torneremo a parlare tra pochissimo nello spazio dell'aria che tira. Ieri, tra l'altro, vi abbiamo